Ciao a tutti, ecco un nuovo video su The Gusta Box. The Gusta Box è sempre la box che vi arriva a casa a 15,50 € al mese più spedizione e potete degustare nuovi prodotti alimentari. Sono prodotti nuovi sul mercato. In tutto farebbe la box 30 €, ma loro la fanno a 15 €. Quindi apriamola. Allora, qui c'è la checklist, ma io non la guardo dopo, che vi dico, anzi la guardo mentre guardo cosa c'è dentro, così vi dico i prezzi. Allora, qui c'è il fogliettino con il contest buon compleanno, che iniziava 3 anni fa la box. E si può fare un post Instagram e si vincono dei punti. Oppure c'è una nuova box preferita, cambia look. E sempre su Instagram c'è un concorso. Ok, allora passiamo a cosa c'è dentro. Allora, qua c'è la plastica. Allora, per prima cosa la metto di lato e faccio prima. Allora, non ci posso credere. I preparati per pancakes. Noi li facciamo sempre, cioè non sempre, un po' di volte al mese. E con questo facciamo prima. È del Molino Rossetto. È facile e veloce. Ah, bisogna aggiungere l'uovo e il latte. Questo costa 1,99 euro. Poi i Chicles della Frisk White, e questo costa 1,50 euro. A questo mi sono dimenticata di dirvi che è la box di ottobre. Poi cos'è? La maionese Heinz 150 ml più 20%, quindi costa 1,79 euro. Poi non so come mettere sa poi Hilo Hacker, le barrette Choco e Dark, 4 barrette, costano 1,66 euro. Buone! Tortino limone farro della Germinal Bio di altro mercato. Ce ne sono 4, 2,78 euro. Poi Lipton Green Tea with Matcha, ecco che a me non piace. Sono 20 bustine, ah, matcha e ginger. Sono 20 bustine e costa 2,49 euro. E c'è anche lo zenzero, se ginger e zenzero, con il matcha giapponese, che a me non piace per niente. Poi della Fabbri Agave Bio. Ah, è come i pancakes, ci metti questo, bene. E non c'è glutine e basso indice glicemico. Ce ne sono
158 ml e costa 3,50 euro. Questo costa già, è quello che costa di più fino adesso. Poi qui c'è la plastica. Adez, la soia con vitamina D, B12, calcio, proteine e senza lattosio. Questo è il prodotto del mese e costa 2,19 euro. È una bevanda vegetale. Poi qui c'è del vetro. Il sugo Mutti, semplice con basilico, ce ne sono 280 grammi e costa 1,99 euro. Poi, questa è la marca del Lidl perché c'è, cioè, italiano. Sono le cipolle borettane IGP con aceto balsamico, si mette a fuoco, grazie. Ce ne sono 290 grammi e costa 0,99 centesimi. Poi, Monviso, sono biscotti, tre cereali con nocciole, con le fibre, cremone si chiamano. Dentro ce ne sono 150 grammi e costa 1,99 euro. Poi la pasta italiana nel caserecce, trafilata al bronzo, mezzo chilo, e costa 0,79. C'è altro? Ok, la box è finita. Oltre al sugo Mutti c'era anche la passata, infatti si trovava o il sugo o la passata. La passata costava 1,45 euro. Quindi se noi facessimo il calcolo di tutto, allora 1,79, tanto bene, sempre sui 30 euro. Quello che costa di più è il Fabbri, l'agave. O agave, no. E quindi è sempre vantaggioso questa box. Bene, il sito dove potete trovare questa box è degustabox.com. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollicino all'insù e iscrivetevi al mio canale. Ciao!